Ancora un altro grande successo per la decima edizione del certame letterario Nicola Zingarelli, che si è svolto presso l'omonimo liceo a Cerignola nel Foggiano nella giornata di giovedì 28 maggio. Anche quest'anno è stata una edizione ricca di particolari significati. Dal latino a letture di poesie conviviali con la preziosa presenza di Leonardo Lo Savio, ma anche adattamenti storici come un invito a cena presentato dalla docente del liceo classico Stefania Stango ad andare alla tavola con i romani attraverso i prodotti e come si usava a mangiare nell'antica Roma grazie al prezioso contributo di Tommaso Perucci e Francesco D'Ambra. E poi il gusto del palato, la mostra fotografica di Giulia Di Michele e Giuliana Massaro, e poi tanto altro nel mettere in evidenza un evento che anno dopo anno conquista i favori della critica e della gente e di tutto il settore scolastico, e non solo, merito della preside Giuliana Colucci, dei ragazzi e di tutto il corpo docente che con il passare degli anni stanno facendo diventare questo evento molto piacevole e gradevole alla città. Sono passati 30 anni da quella maledetta notte in cui il calcio italiano e mondiale conobbe la più grave delle tragedie calcistiche. Poco prima della partita Juventus-Liverpool finale della Coppa dei Campioni, i tifosi inglesi del Liverpool, molti ubriachi sin dal mattino, attaccano il settore Z dove ci sono i tifosi della Juventus. Il muretto di una parte di quello stadio cedette. Fu una tragedia incredibile, 39 morti, di cui 32 italiani. La UEFA impose a tutti i costi alle due squadre di giocare quella terribile finale, nonostante da entrambe le parti ci fosse la volontà di non farlo. Le squadre inglesi furono bandite per anni dalle competizioni europee, salvo poi ritornare alla fine degli anni 90. Un dolore ed una strage che rimangono ancora impresse nella memoria di ciascuno di noi. Si svolgerà il 30 e 31 maggio presso il Teatro Mercadante di Cerignola la terza edizione della manifestazione Cerignola in Danza, organizzata dall'Accademia Spettacolo e Danza Scarpette Rosse, diretta da Maria Rossa Carretta. È un percorso che vuole rappresentare un punto di riferimento per la danza italiana ed internazionale mediante attività permanenti di formazione professionale. Gli ospiti della due giorni saranno Maurizio Tamellini, solista del Ballet National Marseille Roland Petit, l'insegnante di danza classica Besnik Lusci, il ballerino Soli Omunati, già visto nella serie e nel programma televisivo Zelig, Dario Lanfranchi e poi Claudia Cavalli e Vito Cassano. Lanfranchi è il creatore della compagnia In Movimento, fondato sullo spazio al suolo, mentre Claudia Cavalli e Vito Cassano fanno parte della compagnia di danza contemporanea Elena G, e con la partecipazione a tournée di livello nazionale ed internazionale. Nel corso della due giorni ci sarà anche l'assegnazione di borse di studio.